Ecco, il backup è questa slide ha avuto particolare successo un po' di anni fa, mi viene ancora oggi attribuita come, insomma, sembra che sia io l'autore, in realtà questa è una battuta che nelle facoltà di informatica circola da tempo, non è neanche un proverbio cinese, ovviamente il proverbio cinese fa parte già della battuta in sé, però insomma, il backup che cos'è? Il backup è quella cosa che andava fatta prima, no? Quante volte ci siamo trovati in questa situazione del backup? Cioè ci accorgiamo della necessità, dell'utilità di un backup quando è troppo tardi. Che ti dicono, ah, ma il backup l'hai fatto? E tu con lo sguardo di ghiaccio che guardi nel vuoto e dici, eh no. E quindi adesso, e adesso niente, adesso basta. Adesso è troppo tardi, andava fatto prima. Ok, questo è il concetto di backup. Questa frase vi deve far riflettere sul fatto, appunto sull'utilità e sull'importanza del backup. La definizione più seria in realtà è questa. Con backup, nella sicurezza informatica si indica un processo di disaster recovery, ovvero in particolare la messa in sicurezza delle informazioni di un sistema informatico o di un semplice computer o anche di una semplice chiavetta, di una qualsiasi memoria, di un cellulare anche, attraverso la creazione di ridondanza delle informazioni stesse. Cioè, ridondanza vuol dire fare più copie di quelle che servirebbero, perché più sono le copie e più si abbassa la probabilità di perdere questi dati. Chiaro? Quindi uno più copie di riserva dei dati da utilizzare come recupero, cioè come ripristino dei dati stessi in caso di eventuali, di eventi malevoli, accidentali o intenzionali o semplice manutenzione del sistema. No, a volte senza che succeda qualcosa di drammatico, però ho bisogno di riavviare, di piallare, come si dice in termine tipicamente informatico, una macchina, cioè ripristinarla da zero, e quindi i dati che sono salvati su questa macchina devo metterli da un'altra parte, no? Temporaneamente almeno, e quindi anche quello si chiama backup. Cioè backup si usa anche per avere una macchina di backup, vuol dire avere, non so, ecco, si usa anche nella meccanica, non so, una centrale elettrica che ha un sistema di backup, vuol dire che ha dei motori che le permettono di funzionare anche se c'è non so, non arriva nella serie su Chernobyl, a un certo punto c'era, se si ferma il reattore e quindi non arriva più corrente, non arriva più energia elettrica dal principale generatore, scattavano i sistemi di backup che erano a gasolio, no? Quindi un motore che può subentrare, quindi anche quello viene chiamato backup, cioè una riserva, ecco. Tornando invece al discorso del backup sui dati, dobbiamo chiederci quale sia il modo corretto per farlo. Quindi mi auguro che queste cose siano già note a tutti, sinceramente. Però, insomma, visto che abbiamo 3 ore e mezza per stare insieme, giusto dedicare qualche minuto per fare un attimo il punto della situazione su quali siano i tempi, i modi e gli strumenti per fare correttamente backup. Allora, sui tempi, cioè ogni quanto devo fare il backup? Boh, nel senso che non c'è una norma che ci dice, o delle linee guida che ci dicono di farlo ogni 2 giorni, ogni ora, ogni mezz'ora, ogni 2 mesi. È una questione logica, di buon senso, cioè più lo faccio spesso, cioè più spesso lo faccio e più abbasso il rischio di perdere un pezzo di dati, no? Quindi se facciamo un backup di quelli online, ad esempio, di quelli tramite strumenti automatizzati, software automatizzati che vanno a salvare una copia dei dati su qualche cloud, quello ovviamente viene fatto in tempo reale, quindi costantemente io lavoro sul mio hard disk e nel momento in cui lavoro salvo il file e lui automaticamente mi salva una copia da un'altra parte, cioè questo è il massimo della sicurezza ed è credo anche quello attualmente abbastanza in uso perché siamo in un mondo in cui siamo sempre connessi alla rete, quindi è più facile usare uno di questi sistemi che mettere dentro una chiavetta un hard disk portatile. No, però fino a qualche anno fa, quando ho fatto questa slide che viene da un corso di 3 anni fa, 4 anni fa, era già un po' diverso. Quindi non ci sono norme policy specifiche sui tempi, quindi è comunque buona prassi darsi una cadenza regolare, cioè se non avete un sistema automatizzato che lo fa senza che voi ci pensiate, comunque fatelo in modo, non so, una cadenza regolare e soprattutto nei periodi di intenso salvataggio di dati, cioè classico caso, sto facendo la tesi di laurea, quindi insomma è un periodo denso della mia vita perché sto raccogliendo informazioni per la prima volta nella mia vita, magari destinate a una pubblicazione, quindi una cosa che mi impegna intellettualmente in modo particolare con delle scadenze.
Insomma, sarebbe abbastanza incosciente, no? Salvare, fare un backup della tesi e dei dati relativi alla tesi una volta a settimana, perché se in realtà perdo il dato a metà settimana, perdo dei giorni di lavoro, che a volte è difficile recuperare, ok? Quando abbiamo una scadenza. Su che supporti? Allora, ripeto, essendo ormai passati in un mondo dove siamo sempre connessi ad una rete, le reti hanno una velocità tale, non abbiamo più limiti di giga, perché insomma abbiamo tanta banda, quindi normalmente si utilizzano dei sistemi online, però insomma, per chi utilizza ancora dei sistemi, dei supporti fisici in loco e non sul cloud, qualsiasi, cioè, anche lì non c'è un'indicazione, cioè qualsiasi memoria, qualsiasi strumento di memoria permette di fare backup, no? Schede SD, le pennette, un CD-ROM, un DVD, no? Cioè, sono vecchi sistemi, però si possono ancora usare. Qual è il discorso? Che innanzitutto questi aggeggi sono, vedete, come dico nella nota, sono tutti soggetti a deperimento, cioè no, anche l'hard disk da 500 euro, super tecnologico e super garantito, a un certo punto si romperà, ok? O perché si rompe, perché a un certo punto ha finito la sua, come dire, vita naturale, o perché cade, perché prende la scarica dall'impianto elettrico, o perché prende l'umidità e viene allagato, viene immerso nell'acqua per sbaglio. Quindi consideriamo che comunque qualsiasi di questi soggetti, di questi supporti sono passibili di rotture e di deperimento. Però ecco, non è che ce ne sia uno che è meglio di altri. È però me è assolutamente consigliabile non frammentare troppo il corpus di dati, cioè avere backup su 5-6 chiavettine dopo ci rende più difficile ricostruire la massa di dati nel momento in cui ho un disaster pesante, cioè nel momento in cui li perdo tutti insieme. Se ho il backup sparso e spezzettato su una chiavetta, un CD-ROM, un hard disk portatile, poi rischio che quando faccio il recovery mi perdo un pezzo, mi sono dimenticato una cosa e non la trovo più. Quindi avere un hard disk esterno, un supporto esterno in cui ho tutta la copia della massa di dati, non delle singole cartelle, mi aiuta. Ovviamente ricordiamoci di implementare il più possibile la cosiddetta ridondanza, cioè se io utilizzo questi supporti e questo hard disk esterno io lo salvo, cioè scusate, lo salvo, lo conservo nello stesso cassetto in cui conservo il computer, non ho fatto una mossa particolarmente sicura. Perché? Perché se arriva un tizio che vuole, che mi ruba il computer, probabilmente mi ruberà anche questo hard disk portatile perché li trova insieme. Ok? Quindi. Oppure se c'è un incendio in quell'ufficio vanno incendiati sia il computer, quindi sia la massa di dati originaria, sia il suo backup. Ok? Quindi la ridondanza vuol dire farne una copia in più, quindi avere un hard disk magari lì perché ti serve averlo, ma poi più possibile fare anche una copia ridondante da un'altra parte, in un altro edificio, a casa, in ufficio, in un altro ufficio. Ok? Online è quello che vi dicevo prima, cioè quindi adesso in realtà andiamo in questa direzione, si usano servizi online che permettono di salvare il backup su server remoti, come ad esempio Dropbox, Google Drive, non so, ce ne sono n.000, Amazon permette di fare queste cose, cioè a seconda di quello che vi piace, Dropbox oggettivamente è molto comodo e molto sicuro perché permette di andare indietro anche di un mese la versione. Già quella diciamo gratis, diciamo quella per utenti comuni, per gli utenti professional, per quelli che hanno pagato l'abbonamento, permette, a parte la dimensione perché arriva ai 2 tera e quindi insomma uno spazio immenso, e poi permette di andare indietro di un po' di tempo e quindi di ricostruire la storia di un file se qualcosa si è perso. Però ecco, adesso non è per fare pubblicità, anche Google Drive è molto comodo, anche, ovviamente anche questi hanno tutti dei limiti, se noi vogliamo spazio in più dobbiamo pagare, quindi le cose gratis sono belle fino a un certo punto, ma quando dobbiamo fare il passo in avanti, a un certo punto chiedono il pagamento di un abbonamento. Però ecco, attenzione ai termini d'uso, nel senso che qua stiamo sottoscrivendo un servizio, non stiamo comprando un aggeggio, sono due cose diverse. L'aggeggio che noi compriamo diventa nostro, lo dominiamo e lo gestiamo noi, però
Qua i dati sono a casa di qualcun altro, sono nelle mani di un soggetto terzo che potrebbe dall'oggi al domani cambiare le regole dell'accesso a questi dati, no? Quindi l'esempio che vi ho fatto prima, quando usiamo, non so, ad esempio il Google Drive gratuito, quello la versione base, dobbiamo considerare che abbiamo non solo un limite di spazio, ma anche delle regole diverse rispetto a quelle che ha l'utente professional che ha pagato l'abbonamento e che in questo abbonamento sta pagando un servizio più, come dire, più ampio e anche più sicuro. Quindi questo per dire che a seconda degli strumenti che utilizzate vi invito a leggere bene quali sono, qual è il servizio che vi stanno offrendo, ok? E a volte questo pone problemi di privacy e qui ci ricolleghiamo, adesso qua stiamo parlando della parte sulla sicurezza informatica, però qua ecco che si va a connettere col tema privacy, perché alcuni di questi sistemi utilizzano, cioè portano i dati, ci obbligano a spostare i dati fuori dall'ordinamento europeo con problematiche di compliance delle due normative, cioè da un lato la legge europea, la legge italiana ed europea che dicono che devi mantenere un certo tipo di standard, dall'altro la legge americana, in questo caso statunitense, che mantiene un altro tipo di standard più basso nella tutela della privacy e ovviamente loro, essendo dei servizi che vengono offerti da soggetti americani, soggetti statunitensi, si rifanno alle loro regole, alle regole del loro paese. E quindi anche questo pone qualche accortezza, soprattutto se siamo appunto un ente pubblico e gestiamo i dati dei cittadini e soprattutto se utilizziamo dati di particolare, quelli, i dati a tutela particolare, quelli che una volta vengono chiamati dati sensibili. Ultima slide sul backup dovrebbe essere questa. Esatto, che software utilizzare? Cioè se usiamo software, scusate, se usiamo il backup manuale, cioè quello non fatto in automatico su dei server, è possibile no, fare automatiche, cioè fare, scusate, copie delle cartelle di volta in volta, cioè quindi farlo manualmente. Copiami questa cartella sull'altro supporto. Anche quello aggiunge delle criticità, nel senso che aggiunge il fattore umano, cioè l'omino che fa il backup si è dimenticato di copiare la cartella, non ha spostato tutte le cartelle, quindi una cartella, magari che era proprio quella più importante, è andata persa. I backup automatizzati invece hanno un sistema che viene chiamato incrementale, cioè capiscono loro quali sono i file e i dati che sono stati aggiornati e vanno ad aggiornare solo quelli con un sistema che è, come dire, abbastanza solido. Ok? E quindi danno veramente delle garanzie in più e soprattutto permettono di spostare meno dati, cioè il backup incrementale vuol dire che permette di copiare solo il singolo file che è stato aggiornato, non tutta la cartella. Se ho una cartella da 10 giga e vado ad aggiornare oggi solamente un file da 1,5 MB, cosa faccio? Ricopio tutta la cartella così ci mette 2 ore e mezza per copiarla? No, copio solo quel singolo file. Solo che se lavoro su 5, 6, 7 file inizio a perdere il filo. E allora per sicurezza copio tutta la cartella, classico comportamento. Il backup, questi sistemi automatizzati, il backup incrementale permettono di capire, cioè sono loro a capire quali sono i file che sono stati toccati e vanno ad aggiornare solo quelli. Ok? Ne esistono quindi di molto affidabili, avanzati, se permettono di ripescare singoli file persi, di riportare intere porzioni di dati al loro status precedente. I più utilizzati sono Cobian Backup per Windows si usa molto, Commodore Backup, InvoCopy, ma anche per chi usa Macintosh, Time Machine, che si chiama non a caso Time Machine, macchina del tempo, perché permette di andare indietro nel tempo, cioè riporti il tuo hard disk, no? La tua base dati, com'era in un giorno specifico, ok?